Un grande toro bianco viene spinto nel mattatoio. Il grande vano spalancato e sanguinante, con le metà e i quarti appesi, le ossa spolpate. Il grande toro ha una fronte ampia. Viene spinto a bastonate dai macellai. Uno lo colpisce di piatto con la scure dietro la gamba. Un altro lo afferra sotto la gola. E il toro sta lì. Cede. Arrendevole. Come se fosse d'accordo e disposto, dopo aver visto tutto il resto, al suo destino. Forse prende il gesto del macellaio per una carezza all'aria così amichevole. A seconda il gesto del macellaio, piega la testa di lato, la bocca verso l'alto. Il coltello entra nella gola del toro bianco, accanto alla laringe. Rosso nero schizza il sangue sopra il coltello sul macellaio. Il sangue caldo, trionfante. Ecco la trasmutazione, dal sole è venuto il tuo sangue, il sole si è nascosto nel tuo corpo e adesso ne torna fuori. Il toro emette un enorme sospiro. È come un soffocamento, uno stimolo definitivo. Rantola, cade. Tutto quello in cui hai voluto credere sulla pre-